Buongiorno a tutti ragazzi, oggi l'uscita leggera a Tor Vergata dopo la faticata di ieri. Siamo andati a Monte Flavio. Davide oggi mi ha dato buca, aveva appuntamento con certi amici suoi per uscire in mountain bike. Ne approfitto per andare a trovare la moglie al lavoro perché mi ha detto che verso la Romanina hanno fatto una ciclabile nuova che dà fastidio agli automobilisti. Voglio andare a vedere con i miei occhi che tipo di ciclabile è e perché dà così fastidio. Ci vediamo più tardi. Questa è la famosa ciclabile alla Romanina. Qua finisce, questo è il centro commerciale alla Romanina. Non riesco a capire perché qua finisce quando c'è un marciapiede largo, bastava fare due strisce colorate e proseguire. Però andiamo avanti. Fino a qua non mi sembra che può dare fastidio, però proseguiamo. Comunque non è una pista ciclabile ma è ciclopedonale, quindi da qua sembra fatta bene. Proseguiamo oltre, vediamo se si interrompe. Allora, qua macchine parcheggiate, complimenti. Vediamo qua dov'è, complimenti. Anche troppo larga ragazzi, anche troppo larga. Vediamo qua se continua. Mi sa che mia moglie è un automobilista insoddisfatta, eh? Vediamo com'è. Allora, qua c'è due percorsi, uno da quella parte va verso Ragnina, da quest'altra parte va verso Decathlon Tor Vergata. Noi andiamo da questa parte, l'attraversamento, già questa la prima fenomenata in mezzo, perché non si poteva spostare là o là all'angolo, no, in mezzo. Ok, andiamo oltre. Allora, dall'attraversamento pedonale neanche 100 metri e si interrompe. Vediamo se più avanti continua l'interruzione, finisce oppure ricomincia la corsia pedonale. Però vedete, questi sono lavori che stanno completando, eh? Ah, eccolo dove che mia moglie dice che gli automobilisti si arrabbiano. Guardate, vi faccio vedere una cosa. Allora, questa è la nuova corsia ciclo pedonale. Da quell'altra parte hanno ristretto la carreggiata e è diventata un unico senso di marcia davanti McDonald's, e quindi ecco perché la gente si arrabbia. Guardate quanto è larga. Ma io dico, no, quando lo spazio non c'è, ok, va bene qua il marciapiede, ma fare una ciclo pedonale così larga, mi dite che senso ha? Che senso ha? Aspettate che metto la bici per farvi vedere quanto è grande questa ciclo pedonale. Aspettate, guardate, guardate quanto è larga. Va bene le due corsie, ma col marciapiede perché c'è bisogno di fare la ciclo pedonale? Fare la ciclabile, fai 40, un metro a testa, due metri, hai voglia. L'opzione è ecco qua che all'altezza del ponte ricomincia, vediamo quanto dura. Deve chiacchierare, capito? E qua mi può pure stare bene, così larga e protetta dal ponte, dal guardarail, scusate, va bene pure. Le corsie sono più larghe in entrambi i sensi di marcia. Vediamo se dopo c'è qualche altra anomalia. Comunque non è che hanno rifatto la pista, gli hanno dato una riverniciata. Qua la strada è tutta rovinata.
però ci accontentiamo, ecco, così sul marciapiede può andare bene, non come prima in mezzo alla strada. Hai questo grande marciapiede, rendolo ciclo pedonale, anche lì la fai un po' più piccola e va bene uguale. Comunque diciamo che l'anomalia sono solo quei 200 metri di strada, dai, perciò un restringimento ci può pure stare. Comunque mette in pausa e qua diventa pericoloso. Qua finisce, però vedo che comincia dall'altra parte che va giù in fondo verso Cinecittà ed è quest'altra parte verso la stazione metro di Anaglia. Da questa parte diventa adesso un ciclabile e basta, i pedoni stanno sul marciapiede, quella è la stazione di Anaglia e credo dai, a parte qualche piccola, diciamo, il paletto in mezzo e il restringimento di carreggiata sul ponte alla Romanina, tutto sommato possiamo dire che è una bella ciclabile e hanno fatto un buon lavoro, almeno fino a qua avrò fatto sui 3-4 chilometri. Per oggi è tutto, ragazzi, mi raccomando, come al solito, iscrivetevi al canale, è gratis. Ciao e al prossimo video.